Ciao a tutti, popolo del tubo! Bentornati sulla serie Val Farmer! Ragazzi, è tempo di trinciato, è tempo di biogas, vedete siamo proprio nel campo a fianco al biogas, è tempo di fare energia, di produrre energia verde, energia pulita. E per farlo, ragazzi, ci serviamo completamente dei marchi John Deere. Allora, ho noleggiato per 43.000 euro, intanto qua i soldi vanno via come niente, questa bella trebbiona della, cioè trebbiona, trinciona, l'8100i della John Deere, questa bella lama da 9 metri, ragazzi, e il lavoro si farà in un attimo sicuramente. Poi ho un po' di operai nei vari campi, come vedete già so bloccati da oggetti, vabbè. E come vedete ho comprato un nuovo carro della John Deere, perché questo ho pagato l'ira di Dio, ma guardate quanto è bello, ragazzi, guardate quanto è bello, ve lo dico subito per chi skippa il video, buoni, non skippate il video, non c'ho i link né del carro né della trincia, tocca che ve le andate a cercare con calma e pazienza in giro per Google, non ce l'ho perché, come dico sempre, non tengo i link delle mod che scarico, non mi chiedete i link perché non ce l'ho, cioè io confido in voi, confido che voi non abbiate skippato il video dopo manco 2 minuti, quindi spero che nessuno nei commenti mi scriverà dammi il link, se no vuol dire che ha skippato, ragazzi, e se ha skippato, se qualcuno scrive dammi il link, ragazzi, sarà il campione dello skip, lo skippatore in assoluto, perché vuol dire che ha saltato il video proprio de brutto, cioè nemmeno un minuto, vedono 30 secondi, ah bella sta triccia, basta, chiuso il video, dammi il link, finito. No ragazzi, non ce l'ho il link, però guardate che bellezza questa trinciatura tutta John Deere. Vi ricordo che non mi serve più il trinciato questo qua per gli animali, visto che per gli animali facciamo, ci buttiamo il sorgo, cioè qui gli animali, le stalle accettano il sorgo anche sulla barra dell'insilato, quindi noi abbiamo già 2 campi di sorgo, quindi per le mucchette bastano, avanzano, e in più per fare la razione mista ci buttiamo dentro l'erba fermentata, che ha meno proprietà nutritive rispetto al mais, è vero, però tanto non è che gliela diamo così, gliela diamo mischiata con il fieno, con l'insilato, con la paglia, insomma facciamo una bella razioncina mista, e quindi ragazzi va bene così, insomma abbiamo iniziato a gestire le cose un pochino diversamente. Ve l'ho detto ragazzi che con sta barra da 9 metri fare il campo sarà un attimo, ho già fatto il campo quello in farm, il 54, no il 53, quindi quando andremo a scaricare sta roba nelle trincee ci troveremo già abbastanza silato, diciamo, anzi pula, chiamiamo le cose con il nome tecnico, ci troveremo già abbastanza pula. Poi ho portato già là il Deutz Far e ci ho comprato una bella lama della CSZ per cercare di compattare il tutto, così da chiudere la trincea ed iniziare la produzione d'insilateur per le biogas. Ragazzi, je parle en français parfait, tengo un francese perfect. Vedete in lontananza intanto il market dove noi siamo dei clienti, ragazzi, siamo clienti di quel market, ma non clienti nel senso che compriamo, ma clienti nel senso che vendiamo la roba e che loro poi rivendono a loro volta, quindi siamo dei partner ragazzi. Allora, mamma mia ragazzi, stiamo facendo di trinciatino, però mi sa che qua l'ho presa malino, vediamo un po' se lascio qualche ciuffino, ma chi se ne frega, in caso dopo poi vado a recuperare il ciuffino che ho perso.
Bene, bene, piano piano così, ragazzi. Ecco, queste sono le inquadrature che a me piacciono quando guardo i video di Real Farm. Quando guardo i video di trinciatura su Real Farm, ecco, questa è l'inquadratura che preferisco più di tutti, cioè vedere gli steli che vanno proprio sotto alla trincia. Bello, bello, è una cosa bella. Mi dico bravo da solo, non so se avete notato. Ok. Ragazzi, vi volevo dire, in descrizione c'è il server Discord. Ultimamente poca gente è venuta su Discord, siamo una cinquantina comunque, ragazzi. Venite, perché ultimamente si è un po' fermato Discord. Perché, ragazzi, non venite che chattiamo? Non vi assicuro che parliamo, perché ultimamente ho del lavoro massacrante, lasciamo perdere. Quindi ho pochissimo tempo, come avrete notato anche i video del canale sono rallentati parecchio, ho quasi solo tempo di far farming, che è quello che mi porta via meno tempo. Dicevo, venite a trovarmi su Discord, ragazzi, che però parliamo, ecco, qualche cosa in chat io la scrivo sempre, la scrivo tutti i giorni, quindi in descrizione c'è il link, fatevi un bel account, tanto Discord è gratuito, c'è l'applicazione per Android e per iOS, e quindi, o iOS, ditevi voi come si dice, io penso si dica iOS più che iOS, iOS sembra spagnolo. Chi viene con me? iOS, namos, vamos! E quindi, vabbè, veniteci a trovare, poi c'è tutto il Robby Team, cioè, ci sono io, c'è Andrea, c'è Peru, c'è Nicola, e ci sono lo zoccolo duro del popolo del tubo. Quindi c'abbiamo Taliesin, c'abbiamo tanta, tanta, tanta gente, tanta carnina al fuoco. Intanto mi sa che sta al 94%, ma non si riempie più, quindi sto carro mi sa che è un po' buggato, cioè al 94% praticamente non si riempie più. Vabbè, noi facciamo in tempo, guardate, facciamo così e ci troviamo subito al biogas. Non a caso Robby ha comprato il campo 21 che era proprio attaccato, poi ci compreremo pure il 19 e il 20 quando poi l'industria qua, l'azienda si ingrandirà. Come vedete lì c'è già una montagnona di roba che poi io piano piano off camera andrò a compattare, ragazzi. È stata una puntatina veloce mi sa questa, perché non credo proprio che farò altro in questa puntata per motivi di tempo. Nella prossima puntata, ragazzi, c'è da trebbiare il sorghetto, dovremo quindi fare una bella trebbiatura per i nostri animalozzi, e poi voglio iniziare a seminare anche altra robina. Allora scarichiamo, andiamo un po' indietro, ragazzi, da fare tutto, cerchiamo di fare un bel mega mucchione. Ok, vai Robby, scarica, ci sarà da lavorare qui, ragazzi, per compattare ci sarà veramente da lavorare. Allora basta così. Adesso questa robina qua, questo carrone qua, me lo riporto in farm, lo richiudiamo, ragazzi, richiudiamolo, guardate che spettacolo come si richiude, guardate che spettaculo, ho detto spettacolo, non è una parolaccia, ho solo cambiato un accento, bello, bello, questo, ragazzi, me lo riporto in farm, la trincia l'ho affittata, però ce l'ho per tutto il giorno, quindi chi se ne frega, la possiamo lasciare un attimo. Io direi di cominciare un pochino a compattare il tutto, perché qua ragazzi ce n'è, compattiamo il tutto. Comunque, ragazzi, funziona molto meglio sta compattatrice qua della CSZ, sta lama, rispetto a quella di default, insomma. Lo so che andrebbe alzata un pochettino. Ok, perfetto, andiamo indietro, ragazzi, che poi qua mi serve pure l'F1, capirai, 5%, comunque abbiamo fatto 265.000 litri di pula, ragazzi, io prevedo tanti soldini al biogas. Allora fatemi un attimo capire una cosa, ok, così, giù, vediamo un po', ok, dicevo, tanti soldini, ragazzi, tanti soldini per Robby Mello. Ok, su, così, perfetto, andiamo indietro,
facciamoci strada, adesso direi di fare lateralmente. Non so proprio come si faccia nella realtà, se qualcuno lo fa di mestiere o ha visto farlo, me lo scriva nei commenti, così la prossima volta che vado a farlo sarò più realistico possibile. Ok, così. Giù. Vai Robby, adesso facciamo qua. Qua. Facciamo qua. C'era un utente che diceva mi fai troppo ridere quando fai qua. Ma se devo di qua, devo di qua. Non è che posso di là. Ok. Altra compattatina. Beh ragazzi, stiamo facendo il possibile. Stiamo facendo il possibile. Via 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 via. Un'altra compattatina. Vai Robby, schiaccia tutto. Schiaccia tutta sta roba. Perfetto, mamma mia. Quanto so bravo a schiacciare ragazzi. Nemmeno giocassi a pallavolo. Nemmeno giocassi a pallavolo. C'avevo un'amica raga che giocava a pallavolo. Ma ci ho provato e è sparita. Secondo voi ragazzi, scrivetemelo nei commenti, è sparita perché mi ama perché non mi caga ragazzi? Scrivetelo nei commenti. Porca miseria, mi so incastrato. No buono, sto portando fuori da trincea tutto quanto. No buono. Ragazzi, ricordiamo che chi è novello del gioco, gli voglio dire che se portate la roba fuori dalla trincea non si fermenta. Quindi bisogna cercare sempre di non portare la robina fuori. Oh Robby, tu sei veramente pipa a compattare. Tu non compatta bene Robby. Ok, adesso devo compattare pure di là però, perché se no ho compattato solo di qua. Ok, così. Vai Robby. No, ma così porca miseria non... un attimo. Ok, alziamo. Ok, perfetto. Alziamo ancora. No, così abbasso. Così abbasso. Ok, alziamo. Perfettino, perfettino. Qui raga, gira me. Gira, rimango sopra. Ma ho compattato qualcosa, raga, perché sennò qua mi ci vanno 3 giorni. Mi conviene mettere la mod dei rulli, quei rulli per compattare. Non so se sia realistico o meno. Fatemi sapere se i rulli sono realistici o meno. Però insomma, sempre meglio di così. Vediamo un po' con l'F1. Con l'F1 siamo a... chiudi copertura, che significa? Ritira piede di supporto. Quale piede di supporto? Cioè stavamo facendo col piede di supporto, fatemi capire. Ma non lo so. Comunque, personalizzare l'equipaggiamento. Sospensione cabina. Ma non ci sta a capire niente, però sappiate che il compattamento è ancora al 21%. E quindi ragazzi, il vostro Robby Mello ci farà notte ragazzi. Robby Mello sappiate che farà notte qua. Quindi io ragazzi vi ringrazio di aver seguito questo bel video. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social, il link per comprare i giochini scontati su Instant Gaming, Discord ve l'ho già detto, il link per fare una piccola donazione e diventare supporter del canale con tutti i privilegi che vedete scritti in descrizione, tra cui quello di partecipare al segretissimo gruppo Telegram, per chi c'ha Telegram. E poi il link per, sì, ve l'ho già detto, no? Per comprare i giochini scontati su Instant Gaming, guardateci perché adesso ci sono le offerte estive, è uno spettacolo. E niente, dai, e tutti i miei social, insomma, date uno sguardo in descrizione. Noi ragazzi ci vediamo alla prossima puntata della Val Farmer. Io continuo a impicciarmi qua, mi sto impanicando, quanto mi manca 28%, non ce la farò mai. Vabbè, al prossimo video, ciao.